amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Video rapido e veloce, ragazzi. Sto avendo un problema con le CoralBox, con una in particolare. L'altra funziona bene e praticamente, come vedete qui, ho attaccato un ventilatorino USB perché la ventola si è fermata dovuta, penso, all'evaporazione della vasca. L'altra funziona, l'altra non so se la sentite, funziona, però questa qui ha smesso di funzionare e quindi ho attaccato un ventilatorino sopra. Il problema con questa lampada è che ha un termostato di sicurezza e quindi quello che fa è staccare i LED quando appunto la temperatura all'interno della lampada viene superata. Più che staccare i LED, quello che fa diminuisce l'intensità, e ho notato questo problema in questi giorni perché stavo a casa, ma credo che sia un problema che venga da parecchio tempo, che ho da parecchio tempo e non me ne sono mai accorto, siccome molte volte sto a casa la sera e la sera le lampade hanno un'intensità di luce molto più bassa e quindi la lampada, diciamo, che non ha bisogno di refrigerazione. Però è un problema che ho avuto. Io oggi ho parlato con Fish Street, mi hanno proposto delle soluzioni, però ragazzi, molto probabilmente passerò a T5, una plafoniera a T5. Sto vedendo se una Blau, se una Ati o se qualche altra lampada così T5. Una 6x39 credo che andrà bene per il mio acquario, perché non mi voglio allargare. 6x39 dovrei andare perfetto, però appunto non posso stare così con questa lampada, soprattutto perché ho inserito nuovi coralli e poi appunto anche le agro se ne risentono. Da questo lato stanno meglio, stanno bene, giustamente, perché la luce questa qui funziona in maniera corretta, però da questa parte appunto adesso mi sono inventato questa soluzione. Vediamo come va, vediamo se non mi dà questo problema. E me ne sono accorto perché praticamente, oltre all'intensità della luce che era molto più bassa, questo flash, questo LED qui è iniziato a lampeggiare in maniera fissa, il LED verde, per parecchio tempo. E quindi niente, raga, era solo per farvi vedere come sta un po' la situazione. Niente, molto probabilmente passerò a T5. E nada más, gente, come sempre dico, spero che a voi non succeda niente con la vostra CoralBox. E nada más, ci vediamo al prossimo video. Ah!